Ciao ragazzi, sono Bjorn e siamo nel secondo episodio di Nomi tradotti male in Europa. Prima di cominciare però volevo dedicare due parole a un utente che si chiama Drake97 e mi ha dedicato una fanart che ora vedrete qui e soprattutto mi aiuterà nelle miniature che almeno lui è molto più bravo di me a farle, quindi meglio così. Detto questo, voglio dire solo un'ultima cosa, che in questo episodio tratterò solo di sette nomi perché voglio dilungarmi di più sul nome della squadra. Partiamo subito. I primi due nomi che voglio fare sono dei nomi di personaggi e sono Masaki Karia, che è chiamato Aitor Casador, e Kirino Ranmaru, che si chiama Gabriel Garcia. Qui voglio dire una cosa: qui si ripresenta sempre il solito problema riguardo l'episodio precedente, che la prima serie era fondata su nomi inglesi, mentre quella di Go è internazionale. Però non sono d'accordo appunto con questo rendere internazionale tutto quanto, perché Aitor Casador dovrebbe essere di origine spagnola, stessa cosa Gabriel Garcia, mentre tutti quanti sono della stessa nazionalità, quindi mi salta un po' all'occhio questa cosa. Però diciamo che questo è un dettaglio. Però andando un po' ad analizzare i nomi, Aitor Casador lo interpreterei attore cacciatore, quindi un po' senza senso qua, cioè se lo dovessi tradurre in italiano in un certo senso. Mentre Gabriel Garcia è un nome molto generico per quanto riguarda gli spagnoli, quindi un po' così rimango. Primo stop, perché ora parlo di una tecnica. La tecnica in questione si chiama Fire Lemonade, che in italiano viene tradotta tiro frizzante. Ora abbiamo visto tutti Inazuma Eleven Ares perché comunque è uscito in Italia, ma questa traduzione non ha senso perché prima di tutto Fire Lemonade è una storpiatura di tornado di fuoco, Fire Tornado. Chiamarlo tiro frizzante è strano perché, insomma, Gojin, che oggi è chiamato Adriano Donati, ma poi ne parleremo. Gojin lo chiama Fire Lemonade perché appunto è uno storpiatore di Fire Tornado. Tiro frizzante non ha nessun collegamento con Tornado di Fuoco, quindi mi sale un poco così questa cosa. Gli altri due nomi di PG sono Shinsuke Nishizono, che viene chiamato qui Jean-Pierre Lapin, chiamato anche JP. Però leggendo il nome completo mi viene prima il male perché so è francese. Sappiamo benissimo che rapporto abbiamo con i francesi. Ma a parte questa cavolata, Jean-Pierre Lapin, a me viene in mente Gian Piero La Penna come traduzione in italiano, quindi Secondo nome invece, Tobu di Chronostone, che si aggiunge alla Chronostorm, viene chiamato Sor. Allora, Sor mi sale un poco strana questa cosa, soprattutto perché storpiandola potrei chiamarla Soreta. E non è, cioè, è come se fosse un insulto. Vorresti rispondere ad un insulto e praticamente cacci Sor. Bella battuta, Bjorn, sei proprio un comico. Ah ah. Secondo e ultimo stop riguarda l'errore per quanto riguarda la pala di fuoco, perché nell'anime vediamo un doppione della pala di fuoco, quella di Torch, che conosciamo tutti, e poi c'è quella dell'attaccante dell'Argentina, che sarà chiamata ugualmente pala di fuoco. Nel gioco è stata cambiata in sfera di fuoco, però è un errore che sinceramente mi fa molto strano, perché chiamare due tecniche ugualmente è un errore davvero grave. Doveva essere già corretta ai tempi questa cosa, ma non ci sono riusciti. Bella fantasia che ci avete. Vi voglio bene. Allora, ora parlerò della squadra, però voglio dirvi una cosa: se non siete interessati comunque a fatti culturali, vi consiglio di skippare già di finire il video, perché cioè una cosa un po' noiosa per chi non vuole sapere di cultura generale, eccetera. La squadra in questione è l'Argentina, che viene chiamata The Empire. The Empire è proprio il nome fissato da Level 5, che in italiano è tradotto l'impero, giusto, giusto così, non è un nome tradotto male, però voglio dedicare questo spazio. L'Argentina odiernamente è una repubblica, lo sappiamo. Se vogliamo fare dei riferimenti ad un impero, possiamo fare dei riferimenti agli imperi Inca, agli imperi Maya, agli imperi Aztechi, ma l'errore qui sta nel fatto che
imperi Inca, i Maya, gli Aztechi erano concentrati sul Centro America, quindi parti del Messico. Al massimo gli Inca si trovavano in Perù. Argentina e Perù sono due nazioni diverse, lo sappiamo. Qua invece l'Argentina viene chiamata l'impero e qui mi storce un po' il naso perché storicamente l'unica fase imperiale che potrei chiamare così dell'Argentina si rifà nella junta militar del General Videla. Videla era un dittatore argentino che ha guidato il paese argentino per 5 anni, dal 78 all'83, quando alla fine la junta militar cadde. La junta militar è tradotta giunta militare e possiamo fare dei parallelismi al fascismo di Mussolini, al franchismo di Francisco Franco, addirittura al nazismo di Hitler. Ed è una delle pagine storiche più brutte per quanto riguarda l'Argentina. E sinceramente, vedendo questo nome associato alla squadra argentina, mi ha fatto storcere un po' il naso, perché davvero la Level 5 non ha contato il fatto che alla fine i famosi imperi sudamericani erano concentrati su altre zone, mentre in Argentina non c'era un impero, è stata sempre democratica la penisola argentina brasiliana. Mentre l'unica fase imperiale o dittatoriale che possiamo chiamare è stata appunto questa pagina brutta, oscura per quanto riguarda il Novecento argentino. E mi storce davvero perché un po' ignorante il nome riguardo la situazione in Argentina. E mi dispiace vedere un nome che potrebbe andare bene, non lo so, per esempio all'Italia, che comunque si affondava sull'impero romano, ad una squadra come il Perù o al Messico, che comunque hanno vissuto negli imperi Maya, degli imperi Inca, quindi cioè hanno un senso. Stessa cosa per la Cina, perché ai tempi, si parla prima dell'anno 1000, ma anche dopo, si viveva comunque in un impero, impero mongolo, impero cinese, impero giapponese anche, infatti anche ora. In Giappone si vive una sorta di imperialismo, perché comunque c'è l'imperatore Akihito che poi alla fine abdicherà. Con l'Argentina non ci ho trovato nessun nesso, a parte il nesso con la pagina storica più brutta per quanto riguarda la storia argentina, e questo dovrebbe essere un errore brutto, secondo me. Poi ognuno può interpretarla come gli pare, sarò felice di essere smentito su questo. Alla fine abbiamo finito con i nomi per oggi, per questo secondo episodio. Ci sarà un terzo, farò ancora tanti altri episodi. Spero che questa serie vi piaccia. Qui potete trovare il mio Instagram personale e qui l'Instagram del gruppo, mentre qui sotto potete trovare i link a Telegram, Instagram e Facebook, che è la nuova pagina, come ho detto nella precedente video. Vi lascio ora ai vostri convenevoli. Mi dispiace aver dato questa pagina di cultura per quanto riguarda il nome argentino, però volevo comunque essere sincero riguardo le mie titubanze e i miei pensieri. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video. Alla prossima, da Bjorn!